Buon venerdì ai nostri amici vegani e vegetariani, buon venerdì a tutti coloro che amano la cucina. Oggi torniamo a cucinare insieme alla nostra chef Letizia Mona. Ciao, ciao a tutti. Che oggi, nello specifico, realizzerà una ricetta vegana con un prodotto tipico della stagione estiva, i peperoni. I peperoni, sì, facciamo dei peperoni ripieni con della quinoa e dei ceci. Perfetto. Allora, di che cosa abbiamo bisogno per realizzare questa ricetta? Abbiamo bisogno di peperoni, consideriamo un po' la grandezza, insomma questi che usiamo noi sono piccolini, quindi se riusciamo a trovare questi tanto meglio, della quinoa che noi abbiamo già lessato, quindi l'abbiamo sciacquata bene sotto l'acqua corrente, l'abbiamo lessata per una decina di minuti, ceci, chiaramente già lessi, pomodorini, aglio, cipolla, rosmarino, un po' di prezzemolo e della salsa di pomodoro che noi abbiamo già fatto, ma è semplicemente salsa cotta con un pochino di cipolla. Quindi sostanzialmente abbiamo, diciamo, due prodotti tipici della stagione estiva, che sono i peperoni e anche i pomodorini freschi, e poi la quinoa e i ceci, che sono prodotti che comunque troviamo tutto l'anno, perché insomma sì, i ceci lessati sono sempre presenti nelle nostre dispense, così come anche la quinoa, che è molto versatile. Tra l'altro l'estate si usa parecchio per anche le insalate, per le insalate, sì, mangiare in esatto, fredda, sì. Esatto. E poi, questo tra l'altro è un piatto che possiamo mangiare sia caldo che freddo, e quindi magari anche farlo quando abbiamo tempo e poi mangiarlo, portarlo anche in spiaggia, il giorno dopo, eh? quando andremo sì, in spiaggia. Dai, speriamo che, insomma, speriamo di esserci. E allora, poi diventa tra l'altro anche un modo per poter mangiare i legumi d'estate, che insomma sono un po' più pesanti, quindi magari inseriti in questo contesto, così con questa ricetta, diventano anche amabili anche in questa stagione. Sì. Allora Letizia, iniziamo. Allora, cominciamo. Mettiamo dell'olio in padella. Quindi adesso andiamo a preparare il ripieno, giusto? Andiamo a preparare il ripieno, anche se fondamentalmente poi non ha bisogno di grandi cotture, la cottura più lunga poi la farà in forno, chiaramente. Ok, quindi devono solamente saltare un po' per amalgamarsi, sì, tutti i sapori. Praticamente sì. Allora, un pochino di cipolla. Quindi non moltissima di cipolla. Anche qui dipende dai gusti, però fondamentalmente non è l'ingrediente principale, quindi... Ecco, io ricordo ai nostri telespettatori che possono trovare tutti gli ingredienti con le relative dosi in grafica a fine puntata. Noi abbiamo scritto un quarto di cipolla, però insomma per gli aromi, per le spezie, la quantità è sempre un po' soggettiva, quindi dipende da quanto vi piace la cipolla, da quanto vi piace l'aglio, quindi potete anche aumentare o diminuire o anche togliere addirittura, giusto? Sì, 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 decisamente. Quindi tritata sottilmente. Consideriamo insomma che poi la quinoa non è che abbia un gran sapore, cioè ci sono lessati, quindi magari sì, insaporiamo. Esatto. Poi noi andremo ad aggiungere anche un po' di rosmarino proprio per dare sapore, perché altrimenti... Allora, quindi tritiamo sottile e mettiamo. Aggiungiamo anche un po' di rosmarino. Il ciuffetto di rosmarino messo proprio così. Sì. Allora, tagliamo un po' i pomodorini a pezzetti. A te non piacciono i pomodorini, è vero? No. Oddio, col tempo li... cioè se devo mangiare li mangio, però ecco, non mi farei mai un'insalata di pomodori. Io sì, li adoro. Soprattutto i datterini mi piacciono tantissimo perché sono dolcissimi. E i pomodorini confit non ti piacciono? Sì, quelli già va meglio, non mi piace il seme, il senso bagnato del pomodoro, non so come dirti. Okay. Allora, tagliamo anche un pochino di peperone che andremo a mettere, farà parte un pochino del ripieno. Lo tagliamo a pezzetti molto piccoli. Quindi sostanzialmente non è il gusto, pomodoro che non crudo ti piace, non mi piace. È la consistenza, ok. Sì. Sai, anche il pomodoro cotto a pezzi non è che lo preferisca proprio. Dai. Sarà una cosa di famiglia. Lo so, ma sai, anche proprio a casa mia siamo proprio nettamente divisi su questa cosa. Dai, davvero? Sì, sì. Allora, io invece amo il pomodoro crudo, fresco, d'estate, stop. Poi ho datterini forever, le salse, queste cose qua. Cioè, sono una che ama mangiare sostanzialmente più in bianco, cioè questi sughi, non è che... insomma, non ci vado matta. Invece in Abruzzo, la gente abruzzese vuole il sugo, quello proprio della domenica, consistente. Beh, io non lo amo particolarmente, però ogni tanto mi piace mangiarlo. Sì. Cominciamo a far... Ma che buon, diciamo, profumo, senti, che gli dà il rosmarino. Esatto, esattamente. Per quello ti dicevo, giochiamo un pochino con le erbe aromatiche, perché insomma, sennò... Oddio, quanto si sente, quanto ci sta bene. È
Che ti credevi? Ma io lo so che sei bravissima, oramai ci conosciamo da tanto tempo. Allora, facciamo cuocere, non del tutto, anche perché tanto poi cuocerà in forno per parecchio tempo, quindi gli facciamo dare proprio una rosolata. Beh, esatto, questa operazione serve più che altro per amalgamare per i sapori. Per amalgamare un po' i sapori, tanto poi dovrà cuocere il peperone completamente. Poi devo dire che ovviamente il rosmarino, ci sono i ceci, quindi è un matrimonio perfetto quello tra ceci. Allora, aggiungiamo la quinoa. Cioè, ricordiamoci sempre di lavarla bene la quinoa, altrimenti è immangiabile. Sì, è amara, è molto amara. Ah, quindi va lavata per bene. Va lavata molto bene. Quindi se non la laviamo e la lessiamo non perde l'amarotico, no? Va proprio sciacquata bene, messa in un colino a maglie sottili e sciacquata sotto l'acqua corrente. Dai, allora può darsi che riuscirò anch'io a cucinarla bene, perché col riso basmati non ci riuscivo, poi invece tu mi hai insegnato il segreto e devo dire che va benissimo. Ma l'altro giorno pensavo una cosa, da quando poi ti ho detto insomma come si faceva, sai che un paio di volte invece mi è venuto un mappazzone tra me, sì, giuro. Ma dipende dal riso, che era particolarmente ricco di amido, quindi evidentemente andava sciacquato. Io lo sciacquo in maniera compulsiva, finché l'acqua non esce trasparente io continuo a sciacquarlo. Quando ho cambiato marca di riso, era una cosa che non andava fatta. Eppure ti posso dire, io non faccio nomi, ma ho trovato un riso che non costa molto ed è buonissimo. E quella volta l'ho fatto con, come si chiama, la curcuma, i piselli freschi e il salmone. La curcuma usi quella fresca? No, quella in polvere. Io la sto usando per una serie di cene che stiamo facendo. È buona, vero? È molto buona, macchia tutto, macchia qualsiasi cosa. Ma dai, è molto buona. Hai vista la curcuma fresca? Poi te la do un po' se la vuoi, ce l'ho in frigo. Sì. Si trova anche nei supermercati ormai, sai? Io adoro la curcuma, mi piace tantissimo. Sì, allora possiamo cominciare a riempire. Abbiamo semplicemente tagliato il peperone a metà. Metà? Ok. Sì. È anche abbastanza facile questa ricetta. Sì, nel senso comunque va cotta la quinoa, quindi richiede un pochino di tempo, quello sicuramente. Però non è decisamente una ricetta difficile. Quindi questa è buona come antipasto, si può servire come antipasto? Si può servire come antipasto, come volendo anche come secondo piatto, poi dipende sempre da quanto se ne mangia. Noi stiamo utilizzando dei peperoni piccolini. Potremmo usare anche quelli più grandi, magari usarne uno solo grande. Che è veramente molto bella, si presenta bene, perfetta anche per come antipasto quando abbiamo degli ospiti a cena. Fa veramente. Si presenta veramente bene, fa proprio una bella figura. Io ci tengo a fare bella figura quando gli ospiti a cena, Letizia. Capita raramente ultimamente, perché di tempo ne è poco, giustamente. Però a me piace cucinare e far sentire i commensali coccolati. È importante, vero Letizia? Tu ne sai qualcosa? Anch'io a casa non cucino proprio più manco per me, quindi pensa se invito gente. Allora, mettiamo l'olio e lo inforniamo. Sì? Consideriamo un 40 minuti, mezz'ora, 40 minuti, perché comunque devono cuocere i peperoni. Ok, e ovviamente e noi li abbiamo già pronti, anche perché vi abbiamo detto che possono essere mangiati anche freddi. Quindi adesso ce li impiattiamo. Allora, quanto sono belli? Prendiamo la nostra salsa di pomodoro. Ah, giusto, manca la salsa. Mancava un pezzo. Vedi? Mi ero dimenticata completamente. Quindi la mettiamo sul fondo del piatto. Andiamo, facciamo le cose chic oggi, Letizia. Mettiamo entrambi, che dici? Dai, non lasciamone uno. Okay. Bella abbondante come allora, cosa, come quantità. Mettiamo un pochino di prezzemolo. Ma che bello! E ci siamo. È molto invitante, Letizia. Davvero molto invitante. Anche facile facile. Ecco, l'unica cosa, come dicevi tu, sciacquare bene la quinoa e... Sciacquare bene la quinoa, chiaramente ci vuole un po' di tempo. Quanto tempo impiega a lessare la quinoa? Una decina di minuti, 10-12 minuti, a seconda poi di quello che vogliamo fare, se la vogliamo mantenere al dente, per esempio come in questo caso, 10 minuti bastano. E allora Letizia, che dire? Grazie per questa ricetta super vegana ma perfetta per tutti. Io vi aspetto domani sempre su Rete 8. Ciao! È una buona idea farsi un orticello
sul balcone, nel giardino. In questo modo possiamo coltivare le spezie che aggiungiamo quotidianamente in ogni pasto. Origano, basilico, prezzemolo, cardamomo, ricchissime di ferro, di acido folico, di vitamina C e anche molto aromatiche. In questo modo possiamo ridurre il consumo di sale e ridurre il rischio cardiovascolare, ridurre la ritenzione idrica.